Sicuramente Bernal è un personaggio sia a livello sportivo, ma soprattutto anche come. Ciao Ciao, Ega! ciao, ciao Stefano. Come stai? Buongiorno. Molto bene, tutto bene, grazie. Tu come stai? Bene, bene, qua a casa come tutti, con la famiglia, stando un po' alle regole di stare in casa e poi dai, ci intratteniamo anche con questi dialoghi che a casa. Sicuramente fa veramente tanto piacere poter ascoltare dei piccoli aneddoti. Certo, fai bene, alla gente le Certo. piace. Parliamo in italiano, poi se c'è qualche domanda in spagnolo, magari contestiamo in spagnolo. Però come tu parli perfettamente un ottimo italiano, credo è giusto per la gente sentirti parlare in italiano. Ma sì, va bene, dai, dai. Però Dai. questi giorni non ho parlato tanto in italiano, quindi qualcosa non la so dire, però comunque dai, mi alleno, mi Grande. alleno. Senti, infatti, ti alleni? Com'è la situazione in Colombia ora per allenarsi? Da quando potete già uscire No, no, no. Allora, io sono rientrato in Colombia dopo la Parigi Nizza, o no? Sì. quando si è cancellata Volta a Catalunya, lì sono Sì. entrato di nuovo in Colombia e come arrivavo dall'Europa sono rimasto già a casa in quarantena, si dice in spagnolo. Certo, sì, nella quarantena italiana. Ecco. E quindi niente, sono a casa da quello, non si può uscire ad allenarsi, però sembra che oggi nella mia città si può uscire ad allenarsi i ciclisti professionisti, ma solo nella mia città. Sì, solo nella mia città. Quindi stanno facendo questo decreto, non acceso ancora, però sembra che si potrà fare oggi, da oggi, quindi vediamo. Qua sono Sì, un le 8 po' della mattina, l'ho quindi se visto. c'è tra un'ora si può uscire. Sì, un po' come anche in Italia e in Spagna, sembra che diciamo dalla prossima settimana anche i corridori potranno iniziare ad allenarsi perché alla fine in modo individuale, soli, però iniziare un po' a fare il vostro lavoro. E com'è andata la situazione Rulli? Rulli, Rodillos? Che tutte le corse virtual che si sono fatte. Vabbè, per me non è andata tanto male perché diciamo che ero arrivato alla Parigi-Nizza, diciamo che in una condizione buona. Bene. Volevo andare forte già alla Parigi-Nizza, quindi mi avevo allenato tanto per quella corsa. E dopo, quando sono rientrato qua, in Colombia, che ha esploso tutto il virus. A questo punto con il mio allenatore abbiamo parlato e lui mi ha detto: ascolta, in questo momento per noi, per tutto il lavoro che avevamo fatto prima, sai che ogni corridore è diverso e ogni corridore ha una preparazione Certo. diversa, però per noi non c'era tanto senso di continuare ad allenarsi a tuta nei ruli, sapendo che il più probabile era che il tour fosse spostato. E quindi da quando sono arrivato in Colombia ho fatto, non so, 5 giorni neanche sui rulli, facendo un'ora, 2 ore. Poi mi sono fermato, non mi sono allenato per 8 giorni e poi ho ripartito. E quindi, però quando riparti comincia a fare poco, no? Un'ora, 2 ore. È una settimana di 10 ore sui rulli, quindi per me è andata bene che non, diciamo che non sono stato lì tutti i giorni a fare 5, 6 ore, 12 ore come altri corridori e adesso che posso uscire su strada, diciamo che già abbiamo fatto una base sui rulli facendo Certo. 2, 3 ore, questa settimana ho fatto dei giorni di 4 ore, un giorno di 5 ore. Però esco su strada già diciamo con una base e già diciamo che già da domani, per esempio, posso iniziare a fare il lungo e diciamo che mentalmente per me è andata bene.
Sì, anche perché pensiamo che teoricamente le prime corse saranno a inizio agosto, quindi avete ancora tutto maggio, tutto giugno e tutto luglio per allenarvi. Quindi hai fatto una scelta giusta di respirare, tanto era inutile stare sui rulli perché molte volte tu sai meglio di me che anche i rulli, se non li gestioni nel modo corretto, quasi ti fanno un effetto contrario. Ti Sì, finiscono sui rulli. no, poi anche mentalmente, diciamo, sai che quello è anche importante perché stare lì 4-5 ore tutta una settimana, 2 settimane, tre È duro, eh. settimane è duro e poi esci su strada e, sai, si può fare, no? Non è che non si può fare, poi siamo professionisti, è il nostro lavoro, però se si può non farlo... È meglio, poi sai, il nostro obiettivo è a settembre, quindi Certo. per me non aveva tanto senso di stare lì facendo tante ore sui rulli. Senti, un po' di domande e curiosità. Come hai iniziato a correre in bici? Come sei arrivato a essere corridore da ragazzino? Anche perché io ho iniziato da piccolo, ho anche una scuola di ciclismo con 70-80 bambini qua in Spagna e i ragazzini vogliono sapere anche come un corridore che ha vinto il tour, come ha iniziato a pedalare, le prime pedalate, le prime corse. So che hai fatto tanto anche mountain bike che ti ha aiutato tanto. Un po' questa curiosità, come hai iniziato a correre in bicicletta? Allora, io sono iniziato perché da sempre mi è piaciuto perché guardavo il Giro d'Italia, il Tour de France, la Vuelta a Spagna con mio papà, sempre li guardavamo insieme e lui è stato approvato a fare il ciclista, Ah, sì? non, sì, no, non è arrivato mai a essere professionista, però comunque... Fino a Under 23 lui correva in bici, quindi sai, è da lì che è iniziato questa passione per il ciclismo. Sono iniziato a correre perché allora, sempre facevamo un allenamento quando si poteva di 4 km, dei 8 km, che in pratica era andare dalla mia città a un'altra città vicina, e sono 4 km di ciclovia, non so se sia così, ciclovia, Sì, una via ciclabile, pista via ciclabile. cicla pista ciclabile. Però siamo andati, tornati, erano 8 km, per me era già fare il lungo della mia vita. Quanti anni avevi? 8 anni, sono Ah, iniziato ad andare ok. da 6 anni, però quando ho fatto la mia prima corsa, che voglio raccontare questa storia, avevo 8 anni, tornavo di fare questo percorso. C'era una scuola di ciclismo nella mia città. Allora ho iniziato già a dire al mio papà che volevo correre, però già a questo punto il mio papà non voleva farmi correre per questa esperienza che lui aveva avuto nel ciclismo, che sai, non è andata bene. Allora magari lui non voleva quello per me. E quindi le ho detto, dai, devi pagare l'iscrizione alla corsa, erano, non so, tipo 1 euro. E lui ha detto, no, no, non ne ho soldi, non ne ho soldi. Allora io sono andato per tutta la corsa a chiedere i soldi per poter correre. Ho trovato i soldi, ho detto, guarda, ho i soldi, ho 1 euro, allora vai a iscrivermi. E lui mi diceva, no, non hai il casco, perché uscivo senza il casco. Allora Certo. so, di nuovo sono andato a correre, ho trovato il casco, un casco che, sai, era grandissimo, e era piccolo, era un casco di un signore grande, però ho trovato il casco, i soldi, allora non ho potuto dire di no. E Ho tutto questo iniziato con 8 anni. con 8 anni, e quindi sono partito la corsa, da quando sono iniziato. Allora il casco si è avanzato, è rimasto qua. Allora io vedevo per i buchi che ci sono E non vedevi sopra il casco, niente. non vedevo niente. Sì. Ho fatto 2 giri, a certo punto Si è bloccata un po' l'immagine. ho vinto questa corsa. Adesso sì. Oh, ora sì, ora sì. Ora bene. Ok, quindi niente, da lì
quello che vinceva la corsa aveva tipo un premio, era stare nella scuola di ciclismo per non so, 12 mesi. Quindi da lì sono iniziato ad allenarmi e da lì è iniziato tutto. È bella questa storia, perché se un bambino a 8 anni ha questo carattere e già il visto padre, voglio correre, non ho i soldi, trovi i soldi, voglio il casco, non ho il casco, trovo il casco, già era il tuo carattere, un carattere determinato. Io ho 4 figli, uno a 8 anni, il più Sì. piccolo, e alla fine è una bella storia, quello sì, e da lì dopo hai iniziato a correre, hai fatto la tua, sei passato per la mountain bike. E che credo ti ha insegnato anche tanto nell'abilità, perché io mi ricordo che sono ancora impressionato di quello che hai fatto al Giro di Svizzera nella cronometro, che te praticamente stavi quasi cadendo e Sì. io non so come hai fatto in quella curva a non cadere, anche perché hai la bici da cronometro, la lenticolare e quindi anche un'abilità che ti ha aiutato venendo anche dalla mountain bike, credo. Sì, diciamo che mi ha aiutato tanto in questo momento, penso che mi ha aiutato tanto, però i primi anni sono caduto tanto, secondo me anche per quello, perché pensavo di andare sulla mountain bike e sai, alla fine la bicicletta è diversa, hai più abilità, quello è vero, però poi non hai tanta paura come per frenare nelle curve, sai che è bagnato, devi frenare. Sai, in questo momento ringrazio di aver stato nel mountain bike, però i primi anni sono caduto tanto anche per quello, perché non avevo paura Era di differente scendere, non avevo paura l'impostazione. di... Ecco, sì. No, io mi ricordo di te quando ho commentato per la Rai, era credo 2017, una tappa del Coppi Bartali a Sogliano che correvi con Androni. E con Andrea De Luca, il giornalista, stavamo commentando e attaccasti su quando mancavano 5-6 km. Io sinceramente non ti conoscevo ancora, avevi 19 anni. E Andrea De Luca disse: attenzione a questo ragazzo perché ha 19 anni, è una scoperta di Gianni Savio e farà parlare tanto di sé. Aveva ragione. Mi ricordo questo attacco tuo, poi ti ripreso, non so, tu hai vinto la maglia bianca, credo, Poi sono in quella caduto, Coppi poi sono Bartali. E caduto, poi poi sono sei caduto in caduto. discesa, Sì, esattamente. E sì. quindi erano i tuoi primi problemi quelli. Sì. Quello sì. Mi ricordo benissimo perché, come Andrea ha detto, attenzione a questo ragazzo che dopo si è caduto. Come è ricaduto lì? A parte l'asfalto era un po' brutto, c'erano delle Sì, una buche. curva destra, vabbè, non Sì, so, sì, sì. c'era qualcosa per terra e allora sono caduto. Quello sì. Quanti ricordi hai in Italia? Nel senso, io voglio solo farti i complimenti perché ho fatto il tour da Milano e quando hai parlato sul podio dei Campi Elisi, anche in italiano, tu non sai che regalo hai fatto a tutti gli italiani, veramente, perché è stato emozionante che colombiano, spagnolo, in francese, in inglese, però ti sei ricordato dell'Italia. Un'Italia che hai fatto 2 o 3 anni. Complimenti, veramente, perché è stato bello sentirti, la gente si è emozionata. Che ricordi hai dell'Italia? Sicuramente bei ricordi, perché ti ha dato tanto a livello ciclistico e non. Perché io sono stato anche dove sei cresciuto, dove sei stato con Chiuminato, sono Sì, stato sì, nel sì. ristorante a mangiare e mi hanno raccontato lo scorso anno di te dopo la tappa che era arrivata vicino col Giro d'Italia. Ah, se ti racconto tutte le storie tutti i bei ricordi che Siamo ho qua fino a della domani. Italia, siamo qua fino a domani, sì, però ho tanti, tanti belli ricordi, tanti belli ricordi. Allora, i primi in Italia. Sono stato con Paolo Alverati, sono stato in Sicilia, poi in la Toscana. Poi ho anche dei bei ricordi con Michele Bartoli, che è stato lui il mio primo allenatore di strada. Quindi è stato bello andare là a casa sua, che lui mi ha insegnato tanto, veramente tanto. Poi sono stato in un altro posto vicino dove Vladimir, vicino a Cournier, si chiama Cossato, vicino a Europa. Vicino Sì. Europa, ecco, sono stato lì e poi
L'ultimo anno, no, alla fine, sì, l'ultimo anno sono stato in Italia, sono stato a Courniers, lì, ed è lì dove sono trovato questa, per me, una famiglia, con Vladimir Piuminato, con altri ragazzi che c'erano lì vicino attorno a me, e quindi niente, ho dei veli, veli ricordi dell'Italia. Una pregunta che tengo, che ho fatto un chico qui, un chaval che corre con 14 anni, Sì. quanto cambia tua vita dopo di ganare un Tour de France e in che cambia? Bueno, yo creo que cambia bastante, de hecho, cambia mucho, pero cambia más, digamos que mentalmente, claramente, digamos que ya la gente te mira a ti distinto, la gente te trata distinto, digamos que incluso en el pelotón te tienen cierto respeto y eso es bueno, pero lo que más cambia es la mentalidad y es algo con lo que uno tiene que tener mucho cuidado y mucha atención. ¿Por qué? Porque si se gana un Tour de Francia, más que eso es difícil, ¿cierto? Más que eso es difícil. Entonces encontrar todavía la motivación de antes para ir a ganar y entrenarse con todo a tope para carreras como que son igual muy importantes, pero carreras de final de año, por ejemplo, el Piemonte, Milano-Torino, Giro de la Emilia, Lombardía, es difícil encontrar esa motivación y yo creo que eso es lo que más cambia, me parece a mí, pero depende de cada corredor. Para mí igual. Yo estuve igual entrenando a tope hasta Lombardía, así que no hubo tanto problema, pero yo creo que mentalmente sí cambia mucho. No, le avevo domandato cosa cambiava dopo vincere un tour e soprattutto mentalmente la pressione mediatica in gruppo ti guardano in modo differente. Sì, concordo perché tu hai fatto una stagione lo scorso anno addirittura poco pazzesca. Hai vinto la Parigi-Nizza, hai vinto il Giro di Svizzera, hai vinto il Tour. A fine anno sei ancora andato forte perché hai vinto una bellissima corsa che ho avuto la fortuna di commentarla in diretta, il Gran Piemonte, su una salita che conosci bene, molto bene, Europa, ricordiamo tutti i Pantani nel 1999, quindi tu avevi 2 anni, credo, quando Marco vinse a Europa. E, sai bene che tutti ti aspettano quest'anno, nel senso. Io quando ho vinto il giro nel 2000, già quando ho fatto secondo nel 2003, però hai fatto secondo. È normale che quando vinci tutti ti aspettano. Quindi per te questo 2020 è una stagione importante, anche mentalmente, credo, perché le pressioni aumentano per un corridore che ha vinto Tour de France. Si è bloccato. Sì, ci sei. Quindi tu sai benissimo che la pressione mediatica hai tutti attorno, quindi ti potrebbe condizionare o fondamentalmente non sai te gestire la tua situazione, tu sai quello che devi fare. Vabbè, la pressione mediatica penso che spero di poter gestirla bene. Alla fine, diciamo che una cosa è ecco, la pressione mediatica e un'altra la corsa. Per me non penso che sia un motivo che possa condizionarmi a vincere o no un Tour de France. Più che altro sarà che certamente quest'anno al Tour o al Giro o alla Vuelta o la carrera che in quella che ci sia, sicuramente tutti iniziano a guardarmi di più. Allora stanno più vicino a me, magari non mi lasciano andare più come prima, però sarà algo che con quello che dovrò. Non so, vivere da adesso in poi, perché Gestire, sì, certo. gestire da adesso in poi, perché tanto una volta che hai vinto il tour, già
tutti ti guardano, però secondo me anche prima del tour, anche prima di vincere il tour, già per quel tour avevo arrivato avendo vinto la Parigi-Nizza, il Tour di Svizzera, poi eravamo lì vicino Thomas e me in classifica. Quindi non so quanto possa cambiare da questo tour, vediamo, non so ancora. Sì, beh, io credo che tu quello che hai impressionato, oltre a essere quello che hai fatto in bici e come hai gestito anche la pressione interna della squadra con te e Thomas, non è facile da gestire queste situazioni e credo lì hai dimostrato proprio la grande maturità che hai, maturità che già 8 anni l'avevi, perché se 8 anni hai voluto andare a correre a tutti i costi con tuo padre, quindi avevi già questa indole di essere un vincente, quindi penso che non avrai grandi problemi nel gestire questa situazione che hai già vissuto nel 2019. Quindi tutti ti aspettano, ma penso che uno fa le cose fatte bene e dopo andrà come andrà. Poi vincere, dico sempre, vince solo uno. Già se Sì. fai secondo, terzo in un giro, in un tour, io dico sempre, oh, hai fatto secondo, terzo, e quindi oh, però vince uno. E i campioni sono, hai visto, c'è un tantissimo, un livello altissimo nel ciclismo. Quindi molte volte uno deve fare il meglio che può e poi il risultato è quello che viene. Certo. Diciamo che ci sono tanti grandi nomi, tanti grandi corridori, tutti cercando lo stesso risultato. E un tour sarà sempre difficile da vincere, vince solo uno. Quindi niente, bisogna stare tranquillo, avere pazienza, e allenarsi bene, prepararsi bene, e cercare di guardare tutti i piccoli dettagli e poi andare la corsa e sai, andare con la grinta da vincere, grinta di dire Certo. ok, adesso ci sono io, mi sono allenato, ho preparato questo tour, un anno preparando questo tour e adesso faccio il mio meglio possibile. Però, sai, alla fine, come hai detto te, vince solo uno, ci sono cadute, puoi bucare una ruota nel momento che non era giusto e non sempre, diciamo che si perde la corsa per colpa tua, se non che ci sono tanti altri fattori. Sì, certo.